Ok, allora dicevo, nonostante in inglese, cioè, in originale credo Mokoblin, o boh, non so, qui Grublin, ecco. Abita fortezza dei demoni, possiede collana teschio, poderoso berserker che brandisce con un demone per donanza alla lancia, più volte sconfitto Link. Quando? Voglio saperlo. Niente, trovate la fortezza dei demoni. E magari in qualche dungeon, non so. Peccato la fortezza dei demoni. Titanus. Abitato degli spiriti, possiede emblema del guerriero. Cavaliere difeso da una massiccia e imperforabile armatura. Ha un colpo alle spalle e basterà però a recidere i legacci dell'armatura. Sfigato. Credo che si possa trovare la torre degli spiriti o in qualunque dungeon, o nelle grotte, praticamente. Nelle famose grotte che si trovano nelle isole non popolari. Io comunque sono andato, per fargli la foto, sono andato fino all'isola Primula e ho fatto il dungeon dei 50 livelli, Daedalo dei mostri, fino al livello 23, forse. Lì ho fotografato, poi salvato e mi ha ritrovato al ponte dell'isola Primula. Questo è un altro Titanus, sì, credo si dica così. Vabbè, santuario della terra, possiede emblema del guerriero. Cavaliere protetto da massiccia armatura e dallo scudo. Si deve individuare il punto debole e colpirlo con un attacco speciale per frenarlo dall'ermo. Io questa foto l'ho presa all'isola del guardiano, che credo si trovi qua, oppure all'isola Bella Vista, anche si può prendere. Io non so cosa dirvi. Se avete già superato questi due non so dove possa prendere la foto. Penso che la possiate prendere sempre al Daedalo dei mostri, se per caso avete già fatto queste cose. Infine, Titanus, habitat castello di Hyrule. Possiede emblema del guerriero, cavaliere di alto rango. Se ha il mantello non si possono recidere i legacci dell'armatura. Il mantello però non è ignifugo, cioè il bruciato del mantello da dietro e il gioco è fatto. Allora, tu che ne hai da dire su questa? Qui la pietra non è ben levigata, su alcuni dettagli sono molto pignoli. Non so cosa intende comunque. Di questi mi sa che ce ne sono 4 nel gioco. Forse 2 si rigenera di questi 4, ma non ne sono sicuro. Sono tutti e 2 nel mondo di Hyrule. 2 si sono al castello di Hyrule quando tornate dopo aver preso tutte la Triforza, vabbè. C'è Zelda che scompare, compaiono questi 2. Però essendo lì un cerchio di fuoco è difficile. L'altro, gli altri 2 si trovano alla torre di Ganon, in cima, subito prima dello scontro con, come cavolo si chiama, il boss che c'è prima del boss finale. Sì, alla torre di Ganon lì, la porta prima ci sono 2, non so se si rigenerano, comunque. Al Daedalo dei mostri ho visto 2 con l'armatura nera, strana, che non conoscevo. Comunque vi consiglio di fare questi 2, penso che ci sia genio. Questo comunque mi sono ricordato, si può trovare sempre a Hyrule prima del mondo sotterraneo, cioè prima della torre di Ganon, prima di dover usare il rampino per raggiungere la torre di Ganon. C'è questo qui rosso, comunque non so se sia questo o questo, comunque ve l'ho detto. Ok, ti odio. Wow, che roba, rapito mia sorella, ha fatto ammalare la nonna per la tristezza. Ti testo, amico. Re Elmarok, il rapace regale, habitat fortezza dei demoni, proprietario Gandalf. Gigantesco rapace con maschera metallica, dopo aver fantomato la maschera con il martello è possibile colpire la cresta. Il suo punto debole. Qui ha la fortezza dei demoni. Se vi consiglio vivamente, cioè vi consiglio, si può fare solo prima di ucciderlo alla fortezza dei demoni, spoiler, penso, boh, vabbè, era ovvio che succedeva, dai. Comunque, dove bisogna fare una foto, possibilmente magari durante lo scontro, se per caso non sapete quando farlo, durante lo scontro, prima di sconfiggerlo. Se stai facendo il file più, che c'è, ad avere l'immagino che fa dall'inizio del gioco, semplicemente, sarà facile, basta, la potete fare anche la prima volta, sarà sul nido mezzo addormentato. Poi quello che io chiamo Jarla, perché in italiano è Jarla, sarà probabilmente Jalalla in originale. Guardiano del sigillo,
Abita il santuario della terra, caratteristica esemplare gigante della tribù dei Pooh. Della tribù dei Pooh. Per sconfiggerlo riflette la luce verso di lui con lo scudo specchio. E quando il corpo ha preso consistenza, afferrarlo e scagliarlo via. Niente, lo affrontate. Possibilmente affrontatelo magari durante il coso della terra, alla fine, nello scontro nel santuario della terra, ma se per caso non ci riuscite, potete farlo alla torre di Ganon, in cui potrà essere affrontato infinite volte. Tu che mi dici su questo? Senti, bambino. Oh, andiamo, non ho fatto in tempo. Cavolaccio. Stalfos. Abita il santuario della terra. Punto debole, la testa. Guerriero defunto che attacca con una gigantesca mazza ferrata. Mandarlo in frantumi non basta. Finché la testa non viene colpita, continuerà a rigenerarsi. Niente da dire. Allora, si troverà al santuario della terra, però lì la strada è lunga. Andate al santuario del vento e si troverà all'entrata. Vi ricordate, no? C'è l'entrata, voi saltate giù dove ci sono i due alberelli e lui spunterà accanto alla pentola verde. Comunque, un piccolo consiglio. Invece di fermarlo col boomerang e dargli spadate, fermatelo col boomerang e dategli una martellata, se non morirà subito. E invece di dargli spadate per farlo a pezzi, dategli una bomba. Qui, quello che in originale sono sicuro che si chiami Puppet Ganon. Puppet, no, fatto così. Invece qui, Triganon. Che cosa vuol dire Triganon? Puppet Ganon, si capisce? Habitat castello di Ganon, vulnerabile alle frecce della luce. Creatura gigantesca che nonostante il filmato si è visto chiaramente Ganon trasformare in questa, in realtà è controllata da Ganon. Non è Ganon. Possiede tre diverse identità, ma tutte sono indifese contro le frecce della luce, che sono Puppet Ganon, Puppet Ganon ragno, Puppet Ganon serpente. Già. Questo sembra Sao Ciccione, l'ho detto anche nella mia parte, ho scritto nel titolo. Meglio evitare di attaccarlo sconsideratamente, cercare piuttosto un bersaglio facile da colpire. Niente, lo dovete affrontare durante lo scontro, prima non compare, quindi cercate di fare attenzione. Oh, eccolo qua. Oh, quello che in originale Molghera qui è Gaila. Gaila. Guardiano del sigillo, abita il santuario del vento, vulnerabile all'arpione, vive tra la sabbia, per sconfiggere è necessario infilzare la lingua sul punto debole con l'arpione e quindi attaccarla ripetutamente. Lo affrontate possibilmente nel santuario del vento, altrimenti si può affrontare per infinite volte alla torre di Ganon. Ecco qua, tutta la sua splendorezza. Qui, che non mi ricordo come si chiama, Cardemos, habitat bosco proibito, piatto preferito Macore, che battutaccia. Creatura vegetale grottesca, dopo essersi liberato dei suoi rami tentacolari col boomerang, e poi si deve colpire il cuore, il suo punto debole. Oh, sono il re del mondo! Ciao Magone. Niente da dire. Allora, lo affrontate. Perché dico sempre niente. Comunque, lo affrontate lì, possibilmente al santuario, no? Bosco proibito, anche se sarebbe difficile, dovreste tornare. Tornare dopo aver preso la luce dei boschi, dovete tornare all'isola Taura, quindi vi consiglio di affrontarlo per infinite volte all'isola Taura, al Torre di Ganon. Qui abbiamo il primo boss di Ocarina of Time e anche il primo boss di The Legend of Zelda The Wind Waker, Goma, qui in caso Goma corazzata. Goma, habitat caverna del Monte del Drago, vulnerabile all'arpione. Hanno fatto un po' di casino qui, arrampino. Crostacei di dimensioni titaniche che dimorano nel magma vulcanico, è necessario distruggere la pietra rocciosa che lo protegge, quindi soluscio. Visto che non si può ottenere l'immaginografo a colori quando si affronta, bisogna fotografarlo quando si affronta per infinite volte alla Torre di Ganon. Qui abbiamo il boss del mare, Octoboss. Habitat mare, vulnerabile alle armi da lancio. Gigantesca creatura mitologica, in tutto ne esistono 6 esemplari e risucchia l'imbarcazione nel centro del mugnaio in cui risiede. Prima di essere inghiottiti si può provare a colpire gli occhi, il suo punto debole, con le armi da lancio. Quindi se avete già affrontato 6 di questi, mi dispiace, non potete più fotografarli. Siete contenti? Dovete... niente, affrontate uno. Lo fotografate uno, bisogna fotografare la parte davanti, sono sicuro. Con la bocca, dico. Ganondorf, residenza, castello di Ganon. Vulnerabile alle frecce della luce e alla spada suprema. Controlla numerose creature magiche e erede la triforza della forza. Non potere, no, forza. Nemmeno Link sono così sensato. Geniaccio a chiamarlo forza. Diciamo che qua sti traduttori come Tetra, Dazzle. Tetra è l'originale. Comunque, niente, lui
Potete sia fotografarlo durante il boss finale, quando c'è il boss finale potete sia fotografare e poi salvare. Cioè potete fotografare e salvare, se volete. Se no, ve lo dà il catturatore di immagini una volta. Cioè, ve lo dà infinite volte le foto, però. Il catturatore di immagini è stato l'unico al mondo che possiede l'immaginografo di seppia. O in bianco e nero colore, lui di seppia. Boh. E quindi io lo da lui, se non volete ottenerlo alla vecchia maniera, diciamo. Phantom Ganon ve l'ho già detto, l'ho trovata alla torre di Ganon, dove c'è sempre. Ora c'è l'isola Primula. E ho 20 minuti. Ah, quando arriveremo all'isola Taura penso che spenderò quasi tutto il tempo. D'accordo. Dove inizio? I granchietti! Granchio, luogo di nascita sconosciuto, caratteristica camminare lateralmente. Io in un mio file ho provato tante volte a fotografarlo, ma diceva che non andava bene. Invece no, era stata una foto normale. Questo è il davanti, eh. Io pensavo che il davanti fosse questo. Invece è questo. Si trova sì, l'isola Primula. Oppure altre isole, non so. No, andate all'isola Primula. Pinin. Nip. Luogo di nascita, isola Primula. Carattere svogliato e indolente. Segni particolari, cerca moglie. Sebbene dica di essere un tagliere, ma di fatto non combina nulla. Il fifone è paranoico, se sento un piccolo rumore non darvi più della paura. All'inizio del gioco, anche se non avete il coso, lo potete trovare qua sulla spiaggia. Invece, per tutto il resto del gioco sarà in casa sua e potete trovarlo solo di notte. Fifone. Jabun. Nipote di Jabu Jabu. Luogo di nascita, arcipelago della manta. Spirito dell'acqua, sa parlare solo l'antica e incomprensibile lingua Hyrule. Credo che comunque si chiami Lilian, comunque. Che poi, se controllate i cartelli di Wind Waker, sono scritti nella stessa maniera. Vabbè, eccolo qua. Lui ve lo dà sempre, il catturatore di immagini dell'isola Taura. Sempre lui. Vi dà 7 foto in tutto. Sensei Ken. Luogo di nascita, isola Primula. Stato civile celibe per scelta. Specialità, maestro nell'arte della spada. In gioventù fu un prode guerriero, ma gravemente ferito abbandonò la vita marziale e tornò su Primula per guadagnarsi da vivere come pescatore. Quando mai ha fatto il pescatore lui? Cioè, il ricordo dei giorni che visse da leone. Cioè, ok, ci sono le dentiere di squalo, ma sì, ha le dentiere di squalo lui. Mr. Brain. Brain and Pinky. Professor Sofo. Vabbè. Luogo di nascita, isola Primula. Carattere burbero e severo. Soprannominato l'enciclopedia vivente, uomo saggio e colto del potere intellettivo superiore alla media. Me lo immaginavo. Caratterialmente agli antipodi del fratello che vive piano di solito. In gioventù fu un guerriero. Sì, loro due cercavano gli emblemi del guerriero, ma ne hanno preso solo uno. Qui una cosa che odio. E poi la ragazza. Signorina Giada. Giara. Luogo di nascita di isola Taura, carattere serio e riservata. Nata a Taura, risiede alle sue isola prima dove vive con suo padre, il suo professor Sofo. La vertigine instancabile cinge l'acqua dalla fonte e la trasporta legalmente. Quindi non c'è niente in testa. Loro li trovate in casa loro, niente di strano. Lei di giorno si trova nell'isola Primula lì intorno, mentre di notte a casa col professor Sofo, suo padre. Queste cose non le dicono nel gioco, si trovano solo. Questi qui non stanno nel mare ma all'isola Primula. Boh. Gabbiano, luogo di nascita sconosciuto, specialità volo libero. Volo libero sui mari, va matto per i semi chip chop. Quando li mangia non riesce a star fermo dalla gioia. Aril. Aril, luogo di nascita, isola Primula. Carattere gentile e serena. Fratello! Possiede cannocchiale con gabbiano. Sarella è una bambina sacevole e spensierata. Vuole imparare a tingere l'acqua del pozzo per aiutare la nonna e la cucina in casa. Non mi viene più fratellino acuto. Boh, troppo bassa, non si vede qua. Niente, allora, come fate a ottenere la sua foto? Semplicemente fate una foto alla nonna e otterrete la miniatura della nonna per diario. Funziona con alcune foto. Chissà come, magari mentre fa la miniatura e Mastro Miniato prende una visione di quell'altro e fa pure quello. Potrebbe essere.
Nonna di Lind non ha un nome, poveretta. Luogo di nascita, isola Primula. Carattere ansioso e premuroso. Pietto forte, energetica zuppa della casa. Ottima cuoca. Ironica e scherzosa nei confronti del nipote Link, attenta e accorta verso la nipote Aril. È già un quarto d'ora e 20 secondi.